il MAN, il Museo Archeologico di Napoli, il primo museo a sperimentare la produzione del primo videogioco destinato a un pubblico italiano e internazionale di tutte le età. Si chiama Father and Son, è un gioco in due dimensioni a scorrimento orizzontale ed è stato totalmente disegnato a mano da Sean Wenham, un artista che ha precedentemente lavorato con Sony e Ubisoft, che si è focalizzato sui giochi di luce che caratterizzano Napoli, ricreandoli nel centro storico della città che sarà possibile vivere in tre particolari ere storiche, sfruttando una serie di connessioni temporali. I contenuti del videogioco sono stati ideati di concerto con il direttore del MAN Paolo Ginerini e con il professor Ludovico Solima, che hanno presenziato alla presentazione assieme a Fabio Viola, padre di Tuo Museo, l'azienda che sta lavorando allo sviluppo del gioco, uno dei maggiori esperti di gamification in Italia, nonché la vera marcia in più assieme al suo team di questo ambizioso progetto, nato anche come sperimentazione per capire se il mercato è pronto all'introduzione di altri progetti digitali con cui il museo potrebbe dialogare con tipologie di pubblico diverse. Ed è proprio vero, in realtà nessun museo nazionale o internazionale si è mai spinto nello sperimentare la realizzazione di un videogioco con lo scopo di attivare una nuova connessione con il pubblico, sia italiano che estero, e accrescere la propria visibilità nei confronti di nuovi pubblici a livello mondiale, e lo ha fatto con una storia che non è altro che il lascito di un padre al proprio figlio. Il protagonista della storia è Michael, che si recherà al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per conoscere più sulla vita del proprio genitore e sugli insegnamenti che gli ha lasciato. Il gioco si snoderà attraverso diversi livelli temporali, ad esempio si verrà catapultati a Pompei nelle 24 ore prima che precedettero la devastante eruzione del Vesuvio, per poi ritornare nel 2017 presso le rovine della città romana nella veste di un turista che scatta una foto ed essere poi ricatapultati nella Regizia o in quella borbonica. Oggi il museo come il Nazionale di Napoli deve salvaguardare e conservare, ma anche saper guardare al futuro e investire sulle nuove tecnologie. Ed è proprio quello che ha spiegato il direttore del museo, descrivendo questa novità come una sorta di disseminazione culturale con la quale un'istituzione come il MAN vuole incuriosire i videogiocatori di tutte le età a venire a visitare di persona le opere d'arte e l'atmosfera che incontreranno nello svolgimento del gioco. Un gioco che potrebbe far storcere un po' il naso ai più tradizionalisti, convinti che il sacro di un'opera d'arte e il profano di un videogioco non potrebbero o non dovrebbero mai incontrarsi. Ma in realtà è proprio questo il punto di forza di Father and Son, una serie di storie che prendono vita attraverso una nuova esperienza di story doing, un nuovo modo di fare storytelling che pone al centro il protagonismo e il coinvolgimento di chi in realtà sta giocando e magari è in grado anche di riconoscere alcuni dei luoghi e delle opere storiche che si incontreranno nello svolgimento del gioco. Insomma, grazie anche a una colonna sonora originale ed estremamente coinvolgente, ci sono tutti gli ingredienti giusti perché possa risultare un prodotto da scaricare ed esplorare, e sarà possibile farlo a partire dal mese di marzo del tutto gratuitamente e con la totale assenza di pubblicità sia su piattaforma Android che su piattaforma iOS.